Buon pomeriggio a voi. Allora, da domenica scorsa molte regioni italiane sono passate dall'essere arancioni ad essere gialle. E siccome siamo in periodo di Natale, come normale che sia, le famiglie vanno in giro per le proprie città, per i propri centri dove ci sono i maggiori negozi per fare acquisti magari genitori per i propri figli, per i propri nonni e viceversa. Ed è evidente che, voglio dire, non so uno cosa dovesse aspettarsi, che insomma la gente era in giro e anche in maniera piuttosto massiccia, se posso usare questo termine. Invece, qual era la pretesa da parte del governo, del ministro della sanità? Che però, malgrado ci fosse la zona gialla, poche persone così avessero l'idea di andare a fare acquisti e gli altri usassero il buon senso e rimanessero a casa. Cioè, si fa fatica a capire quello che realmente si dovrebbe fare, cioè chiamarsi gli uni con gli altri, oppure quale strategia adottare. È normale che nel momento in cui c'è via libera, la gente appunto esce, anche perché ormai è quasi 10 mesi con degli intermezzi, diciamo più che altro questa estate, che siamo rimasti sempre a casa. E anche nel mese di novembre c'è stato per molte regioni italiane la zona rossa, che ha impedito alle persone di poter uscire, di poter socializzare e di poter stare insieme. Ed è normale che appena esiste una possibilità questo avviene. Ed è veramente atteggiamento vigliacco, oserei dire, da parte del governo puntare il dito e dare sempre colpa agli italiani, quando sappiamo perfettamente che la vera responsabilità, la vera incapacità di affrontare questa emergenza è semplicemente da parte del governo. Ma io da titolo ho fatto una proposta, ma allora, già che ci siamo, fate come era una volta, vi ricordate quando potevano circolare le targhe alterne, no? Facciamo la stessa cosa, non lo so, il sabato escono coloro che hanno il cognome fino alla M e la domenica quelli restanti. Cioè, un qualcosa veramente folle, no? Una follia, un'autentica follia. Questo tutto per non prendersi le proprie responsabilità di quello che sta succedendo nel nostro paese. Ora, questo sta avvenendo anche in altri paesi dell'Unione Europea, ma insomma noi abbiamo sempre sottolineato che questo problema è un problema un po' generalizzato. Lo stiamo dicendo da molto tempo che in generale si scontrano due mondi, come ha detto molto bene Donald Trump, quello dei globalisti, dei mondialisti, e quello dei popoli sovrani che vorrebbero essere sovrani a casa loro, decidere, proteggere i propri cittadini e ovviamente, per carità, avere delle buone relazioni con il proprio vicinato. Mentre i comunisti, perché ormai si sono un attimino, diciamo, hanno cambiato da un certo punto di vista il loro modo, le loro strategie, non il loro modo di pensare, perché la testa è sempre la stessa, e vorrebbero globalizzare il mondo, vorrebbero che insomma a casa nostra altri la facessero da padrone, sapendo loro no, ma noi sì, che la cosa fondamentale nell'essere umano sono le proprie radici, no? E rischiare di perdere le proprie radici sarebbe un fatto gravissimo. Ora, è anche di stamane, no? L'ultima uscita che ho avuto modo anche di sentire per radio a commento della situazione, dove il sottosegretario Zappa, il sottosegretario alla salute, a proposito di una delle gravi responsabilità, che è la responsabilità, almeno secondo il mio punto di vista, numero uno, non aver adeguato il piano pandemico, che ha fatto sì che tanti medici,
tante persone abbiano perso la vita, specialmente in Lombardia, nel mese di marzo e aprile, e che fa sì che noi adesso siamo in questa condizione. Ecco, il sottosegretario Zappa ha avuto modo di dire: ma è inutile fare sempre polemica, adesso c'è questa grande polemica perché non è stato adeguato il piano pandemico, ma un piano pandemico c'è. Voi capite che una così andrebbe presa a calci nel sedere, mandata via, perché un sottosegretario non può fare una simile affermazione e soprattutto quasi giustificare il fatto che non si sia adeguato il piano pandemico. Invece di essere intellettualmente onesta e riconoscere che si è commesso un errore gravissimo, non potrei usare il termine negligenza, ma va molto al di là della negligenza, perché la negligenza è un qualcosa di molto minore come responsabilità. Qui invece la responsabilità è molto grave, perché poi ne abbiamo visto la conseguenza. Anche perché, voglio dire, se tu non vai ad adeguare un piano pandemico per 14 anni, perché è quello vecchio del 2006, se voi andate a vedere anche per quanto riguarda, ma questo non riguarda solo l'Italia, ma riguarda chiaramente qualsiasi altro paese europeo, demograficamente ci sono stati degli aumenti, degli spostamenti, e quindi anche per quanto riguarda il piano pandemico bisogna tenere conto di questo. E soprattutto non si è tenuto conto che sarebbe stato necessario approvvigionarsi di mascherine, camici per gli operatori sanitari. Quindi, tornando a noi, questi ci continuano ad imporre dei lockdown per gravissimi errori che sono stati fatti da parte loro, e poi hanno pure la capacità, hanno pure la faccia tosta di minimizzare la cosa. Ora, resta chiaro, l'ho già scritto ieri sera, se noi però non riusciamo a trovare una reazione, se a noi tutto questo sta bene, è evidente che noi come paese siamo morto. E io qualche volta qualche dubbio ce l'ho sull'atteggiamento degli italiani e sulla poca capacità di reazione da parte degli italiani rispetto a quello che sta succedendo. Però è evidente che le cose non possono che peggiorare nei prossimi mesi, perché è chiarissimo che sempre più partite IVA saranno costrette a chiudere, e allora poi voglio vedere chi pagherà ad esempio le pensioni, ma chi pagherà anche i pubblici, se non ci sono le entrate da parte delle partite IVA, che non sono più in grado di pagare le tasse e di fare fronte alla situazione. Questo è quello che dovrebbe scattare in ognuno di noi, e quindi essere maggiormente partecipativi nella lotta che si sta facendo. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.